Ciao a tutti giudini, io sono Mario Giudice e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Oggi ragazzi andrò a fare il pre-partita della gara di stasera alle ore 20:45, valevole per la terza giornata del campionato di Serie C, Girone C, ovvero la sfida fra Crotone e Trapani a Lezio Uscita, gara fondamentale per il Granata, che per questa partita e se vada bene o comunque probabilmente anche per le prossime sarà allenata da Aronica, che ha preso il posto dell'ormai esonerato mister Alfio Torrisi. Appunto andremo a parlare della gara. Come sempre io ragazzi vi invito a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi al canale, che è molto ma molto importante, attivando ovviamente la campanellina per non perdervi tutti i miei altri e prossimi video. Prima di partire con il video però, intro! Ragazzi, possiamo iniziare con il video andando a parlare, come sempre, prima di tutto delle designazioni arbitrali. Il signor Leonardo Mastro Domenico di Matera sarà l'arbitro di Crotone Trapani. Andrea Maria Masciale di Moffetta e Andrea Rizzello di Casarano saranno invece i due assistenti. Il quarto ufficiale invece sarà Alfredo Iannello di Messina. Adesso ragazzi andiamo a vedere i convocati delle due squadre, partendo prima dai Granata. Sono 24 i convocati di mister Aronica per Crotone Trapani. Per quanto riguarda i portieri, sono Seculine Yukai e ne ha acquisto in prestito il nuovo portiere giovanissimo Danilo. Per quanto riguarda i difensori, convocati sono Ciotti, Valietti, Gelli, Celento, Sabatino, Silvestri, Martina e poi Benedetti, Silvestri e Benedetti, che finalmente sono convocati e vedremo se saranno schierati dal primo minuto. Molta curiosità soprattutto per Silvestri, che è stato, diciamo, l'acquisto chiamato in extremis per salvare la difesa, che si è visto essere in queste prime giornate un po' il punto più debole, chiamiamolo così, della formazione Granata. E anche Benedetti, che da terzino potrà far bene. Io spero di vedere oggi una bella difesa con Silvestri e Celento centrali, Benedetti e Valietti, i due terzini. Comunque andiamo a passare ai convocati per i centrocampisti: Carraro, Marino, Caric, Carriero, Mastrantonio e Crimi. Crimi che quest'oggi, come tutta la squadra, come ha detto anche Antonini, sarà molto in forma e carica per portare a casa il risultato. Crimi che, partendo dal primo, in teoria, perché partirà dal primo, dovrebbe essere anche il capitano di oggi, con Sabatino che invece partirà dalla panchina. Per quanto riguarda gli attaccanti, Canutè, Spini, preso dalla Lucchese, che ha già esordito contro il Picerno, che nonostante la brutta sconfitta a me è piaciuto molto come attaccante giovanissimo. Poi Lescano, Zuppel, Udo, Fall e Bifulco. Vi vado a leggere anche, ragazzi, i convocati per quanto riguarda il Crotone, con il numero 1 Sala, poi Girone, Canghenelutti, Ovisac, Gomez, Vitale, Cola, Martino, Armini, Vinicius, Gallo, Guerini, Cantisani, Roas, D'Altiero, Groppelli, D'Aprile, Spina, Aprea, Akpa, Akpro, Rispoli, Schirò, Silva, Costa di Nove e con il 99 Chiarella. Per quanto riguarda gli indisponibili del Crotone, sappiamo che manca Di Pasquale e Stronati, è squalificato il trapanese Tumminiello, che quindi da trapanese non affronterà il Trapani. Tumminiello che, ricordiamo, in questo calciomercato, a inizio soprattutto calciomercato, era accostato al Trapani, piaceva molto al Trapani, poi alla fine ha deciso di continuare la sua avventura con il Crotone. Adesso ragazzi passiamo alla parte un po' più tecnica, andiamo anche a vedere le altre gare di oggi, perché alle 18:30 ci sarà Juventus Under 23, Catania e Picernò Casertana. Alle 20:45 le altre tre gare del sabato sono Messina Taranto, Crotone Trapani e Turris Latina. Andiamo proprio a vedere Crotone Trapani. Per quanto riguarda testa a testa gli ultimi incontri tra le due squadre, il Crotone
In Coppa di Serie C ha vinto 1-0 col Messina e poi ha perso ai rigori con il Catania. In campionato invece la prima giornata di campionato il Crotone ha battuto 2-0 Altamura e sorprendentemente alla seconda ha perso in trasferta a Cava dei Tirreni 2-1 contro la Cavese. Per quanto riguarda il Trapani, la prima giornata di campionato il pareggio, anzi partiamo dalla Coppa Italia. Per quanto riguarda la Coppa Italia il Trapani ha vinto contro la Cavese 0-1 in trasferta e poi ha vinto 2-0 contro il Monopoli in casa, dunque qualificandosi agli ottavi contro il Catania il 17 novembre. Per quanto invece riguarda il campionato, la prima in Granata l'hanno pareggiata 2-2 in extremis col Foggia e poi il brutto esordio in casa 3-0, la seconda giornata sconfitta con il Picerno. Per quanto riguarda gli ultimi incontri tra le due squadre, risalgono al 2020, alla stagione 2019-2020, l'ultima del Granata in Serie B, dove quell'anno il Crotone salì come secondo, poi primo invece salì il Benevento. In casa del Trapani fu l'anno che ci fu il Covid e quindi si giocò il 31 di luglio, vinse il Trapani 2-0 con il gol di Taguardò e Dalmonte, mentre in casa loro finì 3-0 per il Crotone. Non vi vado a dire tutti gli altri incontri tra le due squadre di questi ultimi anni che sono un bel po', vi vado solamente a dire che nelle ultime 4 gare a lezioni uscite il Trapani non ha mai vinto. Tre sconfitte, quindi tre vittorie del Crotone e un solo pareggio. Quindi sarebbe importante anche per smuovere un po' gli equilibri di questa classifica vincere oggi a Crotone e soprattutto convincere, perché sono sicuro che se ci riprendiamo e se ci rimettiamo in carreggiata possiamo ancora far bene, anche perché sono passate solamente 2 giornate. Sono sicuro che questo Trapani può regalarci tanto. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi ragazzi al canale Instagram che vi lascio qui sotto, dove per ogni video vi andrò a dire in anteprima di tutto e quindi saprete in anteprima di tutte le uscite dei miei video. Dunque vi lascio il link in descrizione e inoltre vi lascio anche il nome qui in grafica. Ripeto, spero questo video vi sia piaciuto, se fosse così iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi ragazzi ci rivediamo ad un prossimo video, sempre Forza Trapani, ciao!